Po Salute, il podcast della sana informazione. Bentrovati a tutti, qui Nico Parente dalla redazione di Web Salute. Oggi venerdì 27 gennaio 2023. Entriamo quindi nel vivo di quella che è l'Artica, giunta alla sua 11ª edizione, la cicloturistica più famosa del Nord Italia, che vede Web Salute media partner dell'evento. Le strade bianche, quindi delle colline vicentine, saranno protagoniste a partire da oggi e sino alla giornata di domenica, giornata poi cruciale per l'evento, protagonista di un viaggio unico alla scoperta dei paesaggi invernali e della buona tavola. Ma scendiamo un po' più nel dettaglio del programma. Quindi da venerdì 27, quindi a partire da oggi sino a domenica 29 gennaio, l'Artica, la cicloturistica d'inverno che attraversa i Colli Iberici, dà appuntamento alle migliaia di partecipanti che si sono iscritti da tutte le regioni d'Italia, ma non solo, perché abbiamo anche diversi partecipanti provenienti da altri paesi, compresa l'Olanda, che appunto si daranno appuntamento domenica presso il Parco Ippodromo di Lonigo, da dove avrà inizio, diciamo, il tutto, sarà il punto di ritrovo a partire dalle 8 e quindi del mattino, e quindi giustamente vi aspettiamo in numerosi. Quindi si tratta di una cicloturistica non competitiva che nasce con la finalità di valorizzare i Colli Iberici attraverso una pedalata lenta tra natura, architetture storiche, amicizie e sapori tradizionali veneti. L'aspetto originale è quello che, insomma, si può partecipare soltanto se in sella a bici d'epoca, ovvero antecedenti al 1987, che abbiano telaio in acciaio o alluminio, cavi di freni esterni, leve cambio al telaio e pedali con gabbiette fermapiedi per i modelli da corsa. Vengono considerate idonee anche biciclette d'epoca con freni a bacchetta militari e quelle adibite un tempo alla consegna. Dunque i percorsi saranno due: per il corto si parla di 25 km, quindi pianeggiante e adatto a tutti. Poi c'è il classico, sono 58 km con dislivelli di 700 metri che attraversano appunto le strade bianche dei colli. L'obiettivo è la valorizzazione appunto del territorio immerso nella particolare atmosfera che la stagione invernale offre. Lungo i percorsi i ciclisti poi, oltre a poter ammirare le architetture di pregio tra le tante Villa Pisani Bonetti oppure Villa Pisani a Lonigo o a Bagnolo, avranno l'opportunità poi di poter degustare quelle che sono le specialità del territorio attraverso quattro ristori. Quindi l'appuntamento con l'Artica è a partire da oggi, dove presso appunto il Parco Ippodromo di Lonigo in provincia di Vicenza, dove già si potranno ritirare i pacchi gara. E poi questa sera ci sarà presso Palazzo Pisani, sempre a Lonigo, la presentazione del libro Carrettera Austral, la strada alla fine del mondo, in collaborazione con CAI di Lonigo, e poi a seguire una festa appunto dedicata agli artici. E chiaramente la classica d'inverno viene appunto chiamata Artica proprio poiché si svolge nei giorni della merla, quindi nei giorni più freddi, e la temperatura non mancherà di tenere compagnia a questi avventurieri. Poi sabato 28 gennaio, quindi giornata di mercatini e stand sponsor, sempre appunto lì presso il Parco Ippodromo a partire dalle 12, e poi a partire dalle 15, sempre allo stesso Parco Ippodromo, di domani sabato ci sarà il concorso Barba e Baffi. La giornata di domenica appunto ci sarà, dopo il ritrovo delle migliaia e migliaia che dalle ore 8 del mattino inizieranno ad arrivare presso il Parco Ippodromo di Lonigo, la partenza è fissata per le ore 10. L'evento è ideato da Francesco Onore e Francesco Broianigo per celebrare il ciclismo più autentico ed è organizzato in collaborazione con la divisione sport di Meneghini e Associati. Allora l'appuntamento è per domani, si ringraziano cioè a partire da oggi e poi appunto da domani, insomma, grande festa al Parco Ippodromo e poi partenza domenica. E si ringraziano ovviamente i numerosi partner, quindi con il patrocinio della Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Amministrazione Comunale di Lonigo, Fondazione Città della Speranza, nonché amministrazioni comunali di Alonte, Vagliona e Sarego. Media partner Web Salute, grazie a tutti per essere stati con noi e ci si vede all'Artica.